This is an emergency. Chi può fare delle forme geometriche grandi come un campo da football? Che razza di macchina può piegare un fusto di Gran Turco senza spezzarlo? Non è opera dell'uomo, è troppo perfetto. Così gli alieni non ci leggono nel pensiero. Oh! In tutta la contea gli animali si comportano in modo strano, addirittura violento. È come se sentissero un predatore in giro. Amman, Nairobi, Bangalore e Gerusalemme sono le ultime lo località. Stesso programma su tutti i canali. Su tutti i canali? E il 18° cerchio nel grano nel paese nelle ultime 72 ore. Io ho un po' paura. Tutte quelle cose in TV. Joe Gills è venuto qui a parlare della fine del mondo. Se ne stanno nell'ombra. Vogliono sondare il terreno per assicurarsi che la via sia libera. Libera per cosa? Per gli altri che arriveranno. C'è un mostro fuori dalla mia camera. Posso avere un bicchiere d'acqua? Le forze di terra vengono schierate. Sta per accadere. Non aver paura. È come la guerra dei mondi. Credimi, passerà tutto. Non aver paura. Sono in casa. Arriva. Non aver paura. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Post Nebula. Oggi tratteremo un argomento piuttosto controverso, ossia la questione parafisica, comprendere più che altro se quando si parla di alienologia stiamo parlando anche di energie sottili che magari noi scambiamo per qualcos'altro. Ho visto che c'è molta controversia anche all'interno della chat e questo mi fa molto piacere, perché quando c'è discussione vuol dire che è un argomento che interessa. E soprattutto ho notato che ci sono due chiaramente strade diverse che hanno intrapreso chi comunque si interessa a questi argomenti. C'è chi pensa che possa essere una questione prettamente materiale, fisica, quindi questi alieni che ci invadono, che sono sulla Terra, che sono sottoterra, che sono tra di noi, che comunque ci visitano costantemente, magari provenienti da un altro pianeta. C'è chi pensa invece che potrebbero essere energie sottili con le quali noi entriamo in contatto e che noi interpretiamo in qualche modo. Per discutere di questo non potevo avere un parterre migliore di quello che ho stasera, perché chiaramente ho due persone che io amo e stimo, anche perché c'è una profonda amicizia, e sono chiaramente la mia sorellina Marta Serra. Ciao Marta, bentornata. Ciao Marco, grazie dell'invito, per me è sempre un ritorno a casa stare qua, quindi grazie per avermi invitato, un saluto a tutti e ciao Vania. Questa è casa tua. E poi chiaramente Vania, un'altra chiaramente che fa parte della casa oramai, perché partecipa costantemente e con dei contenuti molto interessanti, come fa Marta. Vania Franceschini, ciao Vania, bentornata. Ciao Marco, ricambio i saluti a te Marta, io mi trovo molto bene qua, è vero, è come stare a casa propria, e saluto tutti quanti. Infatti questa è casa vostra, dovete considerarla proprio casa vostra. Allora ragazzi, io ho aperto con questo trailer perché un po' racchiude, no? Un film che racchiude un po' tutte queste situazioni. Ci sono diversi aspetti da analizzare. Innanzitutto c'è questa famosa invasione aliena fatta da chiaramente entità che poi tra l'altro sembrano dei demoni, sono molto scuri, sono molto grandi, uccidono per cibarsi di noi, insomma, quindi proprio l'idea dell'alieno, demone. Scusatemi, più che alieno.
Oltretutto c'è un secondo elemento che è quello dell'acqua. Noi sappiamo benissimo che poi sarà l'acqua che li uccide, questi esseri. E guarda caso scelgono un pianeta pieno d'acqua, ma noi sappiamo anche a livello simbolico che cos'è l'acqua, no? È un mezzo veramente che permette di mettere in connessione tante cose. Il terzo elemento direi che questi famosi cerchi nel grano, che sembrano un po' rispecchiare anche nella realtà quelli che noi vediamo spesso, e di questo abbiamo fatto anche una puntata con Marta, sembrano rispecchiare alcune antiche simbologie, quindi è un qualche cosa che ritorna da un antico, no? Che come se fosse un messaggio che ancora non abbiamo decifrato, e forse l'ultimo segnale è il protagonista Mel Gibson, che è un prete, quindi c'è anche l'elemento religioso, che ha perso la fede perché chiaramente ha perso la moglie a causa di un incidente stradale e che la ritrova proprio guarda caso dopo l'incontro con questi alieni, perché è dopo che comprende che c'è tutto un disegno. Che idea vi siete fatte voi di questa situazione? Partire da Marta. Ma allora, innanzitutto questo film è un film bellissimo, che quando ho visto il video che hai mandato, cioè, mi ha ricordato anche, diciamo, tutti i traumi spirituali interiori che ho vissuto guardandolo, perché devo essere sincera con voi una volta per tutte, forse l'ho anche già detto, non ricordo, ma comunque diciamo che io da bambina non avevo paura del lupo cattivo, io avevo paura degli alieni, sappiatela questa cosa, questa è colpa del mio retroterra familiare, dove retroterra di complottisti, sono cresciuta a pane colosimo, quindi dire, mi hanno messo un'ansia pazzesca. E quando l'avevo visto, insomma, mi aveva fatto ragionare appunto su anche la mia esperienza personale. Cioè, io personalmente non ho mai identificato gli alieni come qualcosa di totalmente materiali. Nel senso, non sul nostro stesso piano, non pensavo che fossero esseri sul nostro stesso piano completo, ma estranei al pianeta. Io questa è una cosa che ho sin da piccola, radicata dentro di me. Non posso dare una spiegazione a questo tipo di visione, perché è qualcosa che si è radicato e ho maturato sin da bambina. Quindi questo film a me, diciamo che ha sigillato proprio questa coscienza, cioè anche il titolo, Segni, no? Va a connotare la questione degli alieni e la questione ufologica come qualcosa di decisamente molto più ampia, non qualcosa di totalmente extraterrestre, quindi fisica, sullo stesso nostro piano, ma con uno switch mentale diverso nel doverla analizzare. Questa è la prima cosa che io ho sentito. Ottimo. Vania, tu che impressioni hai avuto nel vedere questo film? Sì, allora, è un film interessante, senz'altro. Io penso, per arrivare abbastanza diretta, senza troppi preamboli, che ci siano aspetti legati a qualcosa che si materializza, che si può vedere, no, su un piano di materializzazione, ed effettivamente nel film si vede, ma nello stesso tempo che sia qualcosa che riguarda anche dimensioni che non sono proprio materializzate come le nostre. Cioè, mi ha dato l'impressione il film di entrate e uscite continue rispetto a quello che noi a un certo punto, da un momento in poi nella nostra vita, possiamo percepire in modo ordinario, e possiamo rilevare con i sensi tutti quanti praticamente, come se si creassero delle bolle, degli insiemi, dei gruppi in cui certe cose cominciano a essere manifestate. Penso che ci siano anche dei condizionamenti per come siamo cresciuti da quando siamo bambini e siamo stati abituati a non vedere determinate cose al di fuori di una percezione ordinaria. Ecco, da bambina io non ho, come Marta, avuto questo sentore di avere paura degli alieni, nel senso che non mi sono mai posta il problema. Però una cosa comune che ho potuto vedere è che tutti e tre i miei figli, per esempio, mi hanno descritto un qualcosa che hanno visto che era più legato a una sfera di, uno direbbe, immaginazione o di percezione di qualcosa di non tanto concreto, no? Non un alieno fisico, ma qualcosa di metafisico. Però quello che mi ha colpito è che le descrizioni che loro facevano di questa cosa che vedevano e che li spaventava alla sera, prima di addormentarsi,
era la stessa descrizione, c'erano gli stessi connotati, diciamo. Per cui chiaramente il problema poi uno se lo pone, comincia a farsi delle domande e poi approdi ai canali che trattano di ufologia come il tuo e senti le varie interpretazioni, le varie letture e cominci a studiare il fenomeno. Però è chiaro che il film ha posto all'attenzione anche in modo concreto tutti questi fenomeni. Sì, sono perfettamente d'accordo con voi, quindi è stato veramente un film che probabilmente ha in qualche modo, no, aperto una porta, poi insomma è lo stesso regista del Sesto Senso che in qualche modo aveva cercato comunque già anticipatamente di affrontare queste tematiche, quindi è sicuramente qualcosa di interessante. Arriviamo subito alla questione, parafisica, vi faccio una domanda secca così almeno ci togliamo il dente, come si suol dire. Quando noi vediamo queste entità, no? Quindi gli alieni, noi stiamo parlando di alieni secondo voi oppure di energie sottili che si mostrano come noi vogliamo immaginarle? Marta. Questa domanda è molto complessa. Allora, innanzitutto bisogna specificare che l'hai chiesta una strega, quindi già questo deve dare comunque diciamo un'impronta diversa alla mia risposta. Nel senso che coloro che hanno lavorato tutta la vita e hanno già una predisposizione genetica per l'utilizzo di una sensorialità espansa, ovviamente vedranno delle sfumature in ciò che si manifesta molto diverse rispetto a coloro che invece hanno una sensorialità non allenata, che magari non ne hanno neanche coscienza in questo senso. Ecco, hanno una sensorialità totalmente materiale, magari anche cristallizzata, nel senso che comunque hanno la ghiandola pineale non troppo, diciamo, funzionante, e quindi non si possono notare delle sfumature di significato. Allora, per quanto riguarda gli alieni, secondo me, è anche una forma pensiero l'alieno, perché sempre di più questo alieno ha dei connotati specifici universalizzati, cioè unificati, un campo unificato alieno. Tutti pensano all'alieno in quella forma specifica, perlomeno nell'immediato. Dopodiché prende anche altre forme, ma è tutta una questione di immaginario collettivo da un punto di vista culturale e poi appunto di forma pensiero da un punto di vista più sottile ed energetico. Quindi cosa succede? Succede che andrebbe compreso che tipo di manifestazione si sta andando ad affrontare. In che piano siamo? Siamo nel piano della realtà? Siamo nel piano onirico? Siamo nel piano... Cioè, c'è tutta una serie di lavori da fare ogni qualvolta qualcosa si manifesta per comprendere con cosa abbiamo a che fare. Quindi, quanto più noi abbiamo lavorato su noi stessi, tanto più riusciremo a comprendere che cosa stiamo affrontando e il perché noi stiamo affrontando proprio quella cosa specifica piuttosto che un'altra. Perché è ovviamente tutto funzionale al nostro percorso spirituale, al nostro percorso interiore, per cui si manifesterà quella cosa che hai necessità di esperienziare per poter crescere. Questa cosa di chiamare alieni, demoni, a me sembra tutta una semplificazione, una banalizzazione anche per non dover affrontare tutta la questione della ricerca interiore, che è quello il tasto dolente di questo spazio-tempo nel nostro pianeta. Quindi è molto più facile mettere una X, alieni, demoni. Prima la Chiesa diceva demoni, adesso dicono tutti alieni, facendo tutto un gran bel pastrocchio, così ci leviamo di mezzo tutte queste anomalie che sennò dobbiamo stare lì ad affrontare e a spiegare. Ecco, questo è il mio pensiero. Mania, tu che ne pensi? Ma grazie Marta, perché hai proprio aperto la porta e servito sul piatto d'argento un pochino quello che penso anche io. Allora, la cosa importante da fare, secondo me, è metterci in uno stato di neutralità senza fare i tifosi di una teoria rispetto all'altra o cercare di capire quali sono i punti di convergenza, cioè quei punti che possono dare un'ottica completa, più di sintesi rispetto al fissarsi su delle posizioni. Io sono sempre stata molto portata, una volta che ho conosciuto l'ambito dell'ufologia, a sostenere per moltissimi versi la teoria parafisica, non perché mi metta in contrapposizione, ma perché poi se si applica e si unisce a certe conoscenze, allora ci si rende conto che può spiegare molti più fenomeni.
Allora, non possiamo e non dobbiamo assolutamente escludere che esistano delle manifestazioni fisiche. Se andiamo a vedere certe tradizioni, visto che purtroppo vengono buttate via, nonostante siano il bambino insieme all'acqua sporca di questi tempi, tradizioni per esempio indiane, si vede come nei testi sacri, antichi, scritti, no? Che per loro sono delle pietre miliari, già si parli di specie esistenti nella cosmogonia, no? A livello di esistenza e di vita. E si parla di 8 milioni e 400 mila specie, di cui lasciamo perdere gli 8 milioni che sono poi divisi tra esseri acquatici, esseri come gli insetti, animali generali, gli uccelli, gli esseri che vivono nel cielo, ma si parla di 400 mila specie di tipo umano-umanoide. Per cui trovare in testi antichi di millenni che queste cose erano già conosciute, forse dovrebbe farci recuperare delle radici anziché sradicarle, che potrebbero permetterci di capire di più su questo tipo di fenomeno. Secondariamente, quando poi parlavo di teoria parafisica, noi non dobbiamo escludere che, per come siamo fatti, per come siamo strutturati, non abbiamo solo questo corpo fisico, ma dentro di noi, e il famoso uomo conosci te stesso ha il suo significato, il suo senso, esistono e coesistono anche altri corpi. Quando si parla di energie sottili, possiamo parlare anche di corpi sottili. Per cui, senza andare a trovare magari le divisioni, no, dei vari corpi più articolate e più complesse, rimanendo proprio base, quando parliamo di anima in generale, possiamo cominciare a pensare a questo corpo animico, a un doppio astrale, ecco, partiamo da qui, che coesiste insieme al corpo fisico, ma sta in un'altra dimensione. Ma nello stesso tempo è sincrona. E condivide anche uno spazio che però la percezione ordinaria non è in grado di rilevare. Allora, quando Marta dice il lavoro lo dobbiamo fare dentro di noi, è perché entrando dentro di noi, entriamo in contatto con questo doppio astrale, con questa dimensione in cui possiamo trovare tantissime creature esistenti che però esistono su un piano di frequenze, di materializzazione differente. E sta a noi sviluppare quella sensorialità che non è quella esteriore legata alla percezione ordinaria, ma è legata a una percezione interiore. Si va dentro per capire e distinguere com'è questa realtà. L'esempio che mi viene da fare è quello delle matriosche. Ecco, noi siamo come le matriosche, una bambolina dentro l'altra, e dobbiamo imparare, anziché a vedere ciò che è di fuori di noi, cioè proiettarlo al di fuori, cominciare ad entrare e vedere come funziona la realtà che ci circonda e che è la stessa realtà che abbiamo dentro. Sì, diciamo che, come al solito, come vale un po' per tutti i discorsi, se vogliamo scoprire ciò che ci circonda, incominciamo a guardarci dentro, no? Perché poi è tutta probabilmente una proiezione di ciò che noi abbiamo dentro. Vania, visto che parliamo dell'alieno, no? Noi sappiamo che molto spesso il famoso grigio, insomma, quello che è più classico, ha un'immagine fetale, no? Cioè proprio rappresenta il feto umano. Ecco, secondo te, poi vorrei fare anche la stessa domanda a Marta, questo potrebbe essere un indizio che il tutto è una proiezione oppure una percezione di qualcosa che non è proprio espressamente fisico? Sì, allora è una domanda complessa anche questa, e che si può articolare. Hai parlato di proiezione, sì. Quando non abbiamo il controllo sul nostro doppio astrale, quando non abbiamo la gestione su questo corpo sottile, perché non abbiamo fatto un lavoro interiore di coscientizzazione di questo corpo sottile, allora quello che succede è che può proiettare da se stesso tutte le immagini che sono frutto di una fantasia, o chiamiamola anche immaginazione, ma fuori controllo, non è l'immaginazione del mago. E
fa proprio tanta differenza tra l'essere un mago, cioè il controllare la propria immaginazione, per cui le proprie proiezioni, rispetto al medium, tra virgolette, che ancora non è arrivato a questa, gestione del doppio astrale, per cui è sottoposto a delle forze, a delle energie che, governano quella dimensione, che noi non conosciamo, non la possiamo conoscere con i sensi ordinari, è chiaro, no? Questo. E questo è un primo aspetto. Poi mi ricollego anche a quello che ha detto Marta, quando si parla di immagini che poi vanno un po' di pari passo ad uno stato di coscienza collettivo, ciò che un gruppo di uomini hanno raggiunto con determinate conoscenze o stratificazioni di conoscenza, è facile proiettare delle immagini che fanno parte di una, come dire, di un'immaginazione comune, perché comunque siamo collegati, comunque le informazioni ce le diamo e ci possiamo scambiare su un piano di connessione, di entanglement, definiamolo così, quelli che sono anche i nostri contenuti, inconsci, bui, che possono guidare questo doppio astrale fuori controllo. E io questo l'ho notato per un particolare. Cioè io ho notato che, per esempio, le immagini degli UFO in generale seguono un po', è come se fossero legati alla moda, non so. Cioè, se voi vedete determinati vestiti, riuscite a collocarli in un decennio, magari del XX secolo o del XXI secolo. Negli anni 40 si usavano i completi così, o negli anni 70 la zampa di elefante, tutti gli abbigliamenti. E io vedo che con gli UFO succede esattamente la stessa cosa. Cioè, le astronavi che si vedevano o che venivano rese pubbliche, fotografate, magari negli anni 50, 60, cioè erano simili, no, per quel periodo, ma non sono le stesse che vediamo oggi, è come se ci fosse un'evoluzione. E questo mi fa pensare molto, che ci sia per forza qualcosa di legato alla dimensione astrale. Poi, per quanto riguarda l'immagine del volto, tu sai che io ho questa particolare predisposizione, no? Per la lettura dei volti sarebbe veramente interessante approfondire. Sì, è vero, è un'immagine fetale, che cosa svela? Svela che noi, da un punto di vista di conoscenza di questi esseri, siamo a livello fetale, nel senso che non abbiamo ancora una comprensione evoluta a livello di proiezione di quello che possono essere. Chiaramente, essendo esseri che comunque esistono su quel piano dimensionale, può essere che anche loro si manifestino in quella maniera, perché chiaramente manifestano delle qualità legate alle forme, perché la forma comunque tradisce sempre una funzione, per cui noi quando vediamo queste facce che sono particolarmente sviluppate nel piano superiore, non hanno praticamente naso, non hanno praticamente piano sociale o affettivo, e il naso è l'espressione di un piano sociale affettivo, mancano di un piano strutturato in basso, per cui di quella che possiamo definire materializzazione, azione e volontà, e sono tutti sviluppati su un piano mentale, ecco anche questo secondo me è indicativo di diverse informazioni che andrebbero approfondite. Molto interessante. Quindi Marta, secondo te, come dice Vania, potrebbe essere una nostra percezione ancora immatura il fatto di vederli così in maniera fetale? O magari, io ho anche pensato che vederli in maniera fetale potesse essere in qualche modo, no, una forma di ritorno alle origini, mettiamola così, no? E il fatto che ci sia questa bocca molto piccola, cioè ci sono molti sensi che sembrano quasi assenti, loro parlano soltanto mentalmente, ti trasmettono le emozioni, ti trasmettono i pensieri, ma non parlano espressamente la tua lingua, no? Come si vede nei film o nelle serie tipo Star Trek, che si parlano tutti la stessa lingua, non si riesce a capire come fare, tutti in inglese parlano, vabbè. Ma detto questa è una cosa proprio assurda, però vabbè, poi c'è il famoso traduttore, no? Automatico che ti traduce tutto, però lasciamo stare questo discorso qui, ecco, il fatto che quasi sembrino assenti dei nostri sensi, ma abbiano sviluppato, come diceva giustamente Marta, invece una questione mentale, anche in grandezza di testa proprio, no? Ecco, può essere veramente una nostra proiezione o secondo te può essere qualcosa di estremamente invece tangibile, materiale, che potrebbe essere la nostra stessa evoluzione, magari tra 100.000 anni? Allora, io
Ci tengo a dire questa cosa subito immediatamente. Allora, la mia è una visione parafisica generalizzata, cioè non è che la parafisica la vedo, so che il termine parafisica va a indicare la questione ufologica, però la mia è una visione parafisica, proprio uno stile di vita, ecco, nel senso che io penso che appunto ci sia come base il corpo, poi ci sia l'anima e poi ci sia lo spirito. Quindi, come esseri umani incarnati sul pianeta, noi siamo tricompositi in questo senso. Quindi da qui poi riusciamo a comprendere tutto ciò che c'è fuori di noi attraverso l'utilizzo delle varie capacità che questi tre aspetti hanno. Quindi se io vado ad affrontare una questione solo dal punto di vista del corpo, andando a togliere gli altri due elementi, che lo possiamo fare, perché c'è gente che vive solo di corpo, è pieno di zombie nel pianeta che vivono, ma di fatto non sono vivi, quindi si può fare questa cosa. Ovviamente andrò a incontrare anche nell'infinito fuori, quindi compresa tutta la questione ufologica, degli esseri che staranno facendo lo stesso percorso. Questa è una legge universale, è la legge dello specchio, uguale e contrario, quindi dipende tutto da noi. Cioè, io penso che possano esistere anche aspetti totalmente fisici, aspetti fisici animici, aspetti solo animici, aspetti fisici, animici e spirituali, aspetti solo spirituali. Quindi dipende da come noi stiamo affrontando la nostra consapevolezza e dipende ovviamente da quello che ci serve per la nostra crescita in quel momento specifico. Il Quindi scusa, fatto scusa che Marta, una domanda specifica perché hai fatto un'affermazione molto interessante. Hai detto che esistono vari livelli. Questi vari livelli, secondo te, dipendono dalla nostra percezione o perché esistono proprio? Sono effettivamente così, c'è una specie di scala naturale di elementi. No, non è una scala naturale. Allora, noi, siccome siamo noi coloro che vediamo e coloro che agiamo, no, quello che ci, lo specchio, il grande specchio attorno a noi, rifletterà quello che noi siamo, quindi dipende tutto da noi. Noi siamo composti da queste tre parti, ma dipende da noi. Opla. Sono tornata. Frizzato. Aspetta, aspetta. Frizzata, sono tornata. Ok, sono tornata. Quindi sto lavorando solo sul corpo in quel momento. Mi si paleserà qualcosa che è uguale, contrario a me. Quindi sarà un alieno che è solo corpo. Allora, la mia risposta alla tua domanda è questa. Se nel pianeta la maggior parte delle persone descrivono le cose in un modo specifico, può essere perché c'è un immaginario collettivo e c'è un'influenza esterna. Ma può essere anche che effettivamente l'essere umano, nella gran parte, dal punto di vista numerico, ha bisogno di fare esperienza di quello perché in quel momento è in quello stato, quello intendo dire. Quindi io non sono, non dico che è tutto energie sottili e non c'è niente di fisico, c'è tantissimo di fisico, magari a noi non ci si palesa perché non abbiamo necessità di fare quell'esperienza. Io reputo questo. Quindi tornando alla questione del bambino. Mi sembra che sia la base del corpo, cioè se tu riesci ad avere cura di qualcosa di piccolo che è totalmente fisico, riuscirà poi a lavorare su tutte le altre parti di te stesso, quindi ti si paleserà assolutamente un qualcosa di infinito fuori che è piccolo a cui dare cura, eccetera, eccetera. Così come il tuo corpo, se non riesci ad avere cura del tuo corpo, non potrai fare nessun tipo di lavoro spirituale. Ed è quello che mi faceva paura da piccola, attenzione, cioè io quello che vedevo, quello che mi faceva paura da piccola, era assolutamente un alieno piccolo, con gli occhi grandi, grandi, eccetera, eccetera, che un po' rappresenta il tuo te stesso che devi imparare a curare, ma può essere anche assimilato a tutto quel magico mondo degli elementali, perché cioè, folletti, fate, tutto quel mondo, diciamo, legato agli elementi naturali, hanno quel tipo di conformazione. Sono piccoli, gli occhi grandi, hanno capacità, telepatiche, hanno, cioè non c'è molto di diverso. Quindi voglio dire, andiamo a capire, qual è la porta che si è aperta nel momento in cui noi stiamo andando a rapportarci con quel tipo di essere. Potrebbe anche essere tranquillamente che noi siamo stati influenzati da quello che si dice in giro sugli alieni e poi invece abbiamo incontrato un bel folletto o una piccola fata, invece il rapporto è tutto di un altro tipo, quindi molto corpo, molto terra, molto materiale, molto elementi, quindi cioè, l'energia lavorano sempre partendo da una base del corpo e poi
si sviluppano sotto varie direzioni che non sono per forza all'infinito fuori dei pianeti e dello spazio. Insomma, immaginavo che sarebbe stata una puntata interessante e anche bello proprio sentire, ascoltarvi, perché date molti spunti di riflessione e questo a me fa estremamente piacere, perché sicuramente ne beneficeranno anche tutti coloro che ascoltano. Io volevo farvi un'altra domanda prima di vedere un altro piccolo video. Vediamo un attimino la questione delle famose abduzioni, no? Io lo dico in italiano perché molto spesso sono stato contestato di usare troppo l'inglese quando dico abduction, no? Che posso anche comprendere, insomma, si offende la lingua italiana, quindi chiamiamolo con il suo nome. La questione delle abduzioni, allora, chi rapisce chi? Cosa poi realmente rapisce? Perché ci sono casi in cui aspettate un attimo che vedo che è successo qualcosa, ah sì, ci siamo soltanto spostati, ecco qua. Dicevo, ci sono dei casi in cui c'è il vero e proprio trasporto fisico, ossia fisicamente la persona viene trasportata all'interno di una base, all'interno di una nave, insomma, no? Spaziale o cose del genere. Ma ci sono anche una buona parte di, diciamo così, rapimenti, se vogliamo definirli così, in cui si vive in maniera molto, molto carnale l'esperienza del rapimento, in maniera anche tridimensionale, ma in un altrove, tra l'altro, piuttosto tecnologico, ma in realtà poi il corpo resta esattamente dov'è. Ok? Quindi ecco, Marta, io ti volevo chiedere proprio questo, no? Ma se c'è un rapimento alieno che comprende anche la parte materiale, quindi la parte fisica, dove la persona viene fisicamente trasportata altrove, e poi ce n'è un altro tipo di rapimento che è quello dove il corpo resta esattamente dov'è, eppure la persona vive un'esperienza tridimensionale, tangibile, tra l'altro in un ambiente piuttosto tecnologico, come possiamo spiegare queste due situazioni secondo te? Beh, allora, questa cosa l'ha già spiegata Vania quando ha parlato della questione dell'astrale, perché è semplicemente una questione di consapevolezza del sé. Per quello dicevo che anche tutte le esperienze, diciamo tutti i dati che abbiamo fin oggi parlando di ufologia e parafisica dovrebbero essere organizzati da un punto di vista metodologico per comprendere qual è il livello di coscienza, qual è il livello di consapevolezza base da cui parte l'esperienza che sta vivendo ogni singolo, ok? E quindi a quel punto si può fare una statistica generale per comprendere effettivamente che tipo di esperienza reale abbia vissuto quella persona, perché nei racconti poi diventa tutto molto complesso, nel senso di analisi delle sfumature sensoriali, eccetera, eccetera. Andrebbe fatto veramente un lavoro molto più meticoloso, ma non solo dal punto di vista scientifico, ma proprio dal punto di vista della scienza dello spirito, andare a comprendere quale tipo di sensorialità si è utilizzata, se ne erano consapevoli, perché questo cambia molto. Se io ho un grande livello di coscienza interiore, so esattamente che tipo di esperienza stavo vivendo in quel momento. Se non ne ho affatto, posso prendere completamente dei grandi abbagli sul tipo di sensazioni che stavo vivendo in quel momento, quindi vivere la cosa come un'aggressione completa e il rapimento stesso di fatto non essere un rapimento, ma aver deciso io di andare a vivere quell'esperienza lì. Questo cambierebbe tutto quanto, no? Perché si tende a descrivere tutto come rapimento, ma poi da un punto di vista, diciamo, esoterico universale, sappiamo benissimo che bisogna dare assolutamente il permesso per fare queste cose, che è una roba che succede come ormai ci succede su internet: accetti, conferma, e tu prendi e metti sì veloce oppure no a priori, quindi sì veloce e dai la possibilità di fare quello che vogliono, o dici no a priori e ti precludi delle possibilità che invece avresti potuto avere. Vale lo stesso dal punto di vista esoterico, esperienziale, in questo senso qua. Quindi tu inconsciamente, molto profondamente, stai dando l'autorizzazione affinché tu possa fare quell'esperienza. Quindi già la parola rapimento deve essere utilizzata con molta, molta prudenza e va contestualizzata a ogni singola esperienza raccontata. Sicuramente gli strumenti per farlo non sono quelli dell'analisi profonda. Io, per esempio, non sono d'accordo all'ipnosi regressiva, non sono d'accordo a questo tipo di cose, perché le trovo cose molto invasive, così come non sono d'accordo ogni volta che c'è un problema fisico
all'interno del nostro corpo, tu prendi, apri, tagli, ricucisci con calma, cioè il corpo è fatto per curarsi da solo, non è che bisogna sempre entrare con le mani nelle cose, spaccarle per metterle a posto, spesso le stai distruggendo in quel modo. Stessa cosa vale appunto per questo tipo di esperienza, non puoi entrare a gamba tesa dentro l'interiorità sottile di una persona, puoi lasciare dei danni permanenti, tra l'altro è illegale dal punto di vista esoterico universale, quindi assolutamente non sono affatto d'accordo. Quindi vanno valutate le cose, insomma, diciamo che dal punto di vista esoterico, sciamanico, ci sono varie tradizioni sul pianeta che ti permettono di aiutare delle persone a comprendere che tipo di esperienza stanno vivendo. In questo mondo moderno, dove si è perso la radice, si è persa la capacità di avere dei metodi tradizionali per affrontare questo tipo di esperienze, tutto diventa qualcosa di misterioso, è qualcosa per cui ammazzarsi vicendevolmente, ho ragione io, tu hai torto. Ecco, io la penso molto banalmente in questo modo. Che non è affatto banale. Vania. Sì, ha detto bene Marta, abbiamo perso la radice, cioè togliere tutto quello che una tradizione ti può dare a livello informativo è come sradicarci. Cioè noi abbiamo bisogno di avere conoscenze di chi ha già fatto esperienza, di chi ha fatto pratica, di chi queste dimensioni, tra virgolette, le conosce. Invece noi buttiamo via il bambino con l'acqua sporca e sradichiamo. Andiamo come un esercito allo sbaraglio senza retroguardie, la cosa non va bene. La parola rapimento, volevo anche portarla sotto un'altra ottica, perché è interessante, perché può essere un rapimento fisico, allora qualcuno ti viene e ti prende fisicamente, e che ne so, a me può far pensare a dei militari o delle persone che svolgono questo compito, che possono veramente prendere delle persone e utilizzando magari sostanze che annebbiano lo stato di presenza e di coscienza, poi possono fare determinate cose. Non lo posso escludere che questo succeda, anzi tutt'altro. E perché non lo escludo? Perché intanto ci sono dei trascorsi storici. Adesso, così a botta calda, mi viene in mente quando Biglino raccontava... proprio da uno scritto, da testi latini, io ricordo che andai a vederli, a verificarli, perché mi colpì molto questa cosa, mi sembra fosse Giuseppe Flavio, però poi i riferimenti precisi li posso eventualmente dare nei commenti. E si parlava che a Gerusalemme questi esseri decisero di andarsene e salirono sulle loro macchine volanti e se ne andarono proprio via, tant'è che lo storico scrisse: se non ci fossero stati 120 testimoni ad assistere, cioè sarebbe risultato una cosa veramente difficile da credere. Mi viene in mente anche un altro episodio, mentre Marta parlava, non so se vi ricordate, al Parlamento europeo quando c'era Juncker, che a un bel momento fece un riferimento dicendo che gli amici alieni li stavano osservando in base alle decisioni che avrebbero preso. Sapete che Juncker era considerato un ubriacone, no? Però a me non sembrava proprio una frase uscita in un momento di ebbrezza, oppure, anche se lo fosse stato, sapete che la verità la dicono gli ubriachi, i bambini e i folli, per cui evidentemente c'è sotto qualcosa. E se questi esseri sono in connubio con politici e militari, vuol dire che c'è un contatto reale, concreto, fisico. Però la parola rapimento viene anche usato in senso metafisico. Non so, quando si parla del rapimento estatico, no? Quando un mistico va in estasi, è un'altra forma di rapimento. Siccome poi alla fine è sempre il sottile che comanda lo spesso, e noi dobbiamo andare a vedere sulle energie più sottili che cosa succede. Per cui a cascata ciò che accade in... usiamo un termine proprio popolare, in metafisica, poi si ripercuote anche in fisica. Per cui, certo che possono esserci anche rapimenti su quel piano lì. È un po' come parlare di conscio e inconscio. È la stessa cosa. Cioè, se noi non abbiamo una gestione del nostro corpo animico, del nostro doppio astrale, perché siamo portati a vivere una realtà solo nel mondo materiale, nel mondo fisico, in un lato esteriore, ma non entriamo dentro, non raffiniamo quella sensorialità e quella percettività e quella visione, quelle caratteristiche di questi corpi più sottili, e non siamo noi, come se fossimo
avessimo un trono, ma non siamo noi stessi il re seduto su quel trono e ci può sedercisi sopra chiunque. Saremmo in balia di chiunque. Chiaramente poi in questi cieli, in queste altre dimensioni, esiste di tutto. Esiste anche magari, e sempre dai testi sacri noi lo possiamo evincere, una gerarchia. Io per esempio non sono d'accordo quando viene detto che sono tutti malvagi al 100%, ma da quando? Cioè, fosse anche solo per una questione di legge di dualità di Tao, c'è luce, c'è buio e anche lì ci sono esseri di vario livello. È chiaro che più noi siamo nell'inconscio, meno controllo, ma nel senso positivo uso la parola controllo, di gestione, meno siamo noi signori di queste parti ancora che non abbiamo illuminato, ovvero rese coscienti, ma in quanti esseri ci potranno entrare dentro questa cantina buia che noi definiamo inconscio e manifestarsi in 3.000 modi, magari anche con, che ne so, l'amico morto, anziché il demone che ti spaventa? Quella è una dimensione che se non si fa un lavoro interiore non si conosce ed è fuori dalla nostra gestione. È questa che poi controlla noi. E sono assolutamente d'accordo quando Marta dice che non si può utilizzare l'ipnosi. Allora, in ermetismo è fondamentale unire la volontà con la coscienza. È la gestione delle brame, dei desideri che viene trasformato in volontà e l'illuminazione del buio, se così si può dire, che ci permette di avere la gestione del nostro doppio astrale. Fare ipnosi vuol dire abdicare alla nostra volontà. Non si può fare una cosa del genere. Non possiamo metterci in balia di volontà altrui. Guarda, sposo in pieno ciò che avete detto entrambe, soprattutto per quanto riguarda anche il discorso della ipnosi regressiva, che può darci sicuramente degli spunti interessanti, ma prenderla come un dato di fatto diventa sempre più difficile. Tra l'altro tu hai appunto parlato di Juncker, no? In quel caso in cui chiaramente lui disse che siamo osservati dagli esseri dagli altri pianeti, lo ha ripetuto più volte nell'arco di un paio di minuti, insomma, che è stata la lunghezza del suo intervento. Io quello che ho cercato di notare durante quel video è stata la reazione della gente che stava intorno, perché chiaramente se fosse stato un ubriaco in una situazione imbarazzante, ovviamente ci sarebbe stata la risatina, la reazione, insomma, quantomeno sorpresa, no? Del vicino, di quello che stava dietro, di quello che stava a fianco. In realtà ho visto che tutti quanti si comportavano in maniera normale, come se quello di cui stesse parlando fosse normale quotidianità. Quella è una cosa che a me colpì molto di quel video, che mi sembra fosse del 2012, se non sbaglio, una cosa del genere. Comunque, insomma, è rimasto negli annali, nessuno ha mai dato spiegazioni di quel video, non se ne sa assolutamente nulla. Fatto sta che un rappresentante importante dell'Europa dice una cosa del genere tranquillamente, in diretta, registrata, rivista in tutti i modi, in tutte le maniere, ma tutto scivola, no? Come se nulla fosse. Questo pure è un qualche cosa su cui dovremmo spesso riflettere quando discutiamo di cose che riteniamo essere dei fatti. In realtà i fatti bisognerebbe comprendere se esistono. Allora, io vi dico una cosa, un'inchiesta che è stata pubblicata dall'Archivio Generale di Psichiatria alla fine degli anni 90, quindi stiamo parlando di oltre 25 anni fa, aveva sostanzialmente, diciamo così, stabilito che quasi il 60% della popolazione americana credeva che il governo fosse coinvolto in una congiura del silenzio, chiaramente sugli UFO, che gli alieni eseguissero regolarmente delle abduzioni. Chiaramente per effettuare degli esperimenti sugli esseri umani, così come credevano che sul nostro pianeta circolassero i famosi Men in Black, no? Che poi sarebbero questi fiancheggiatori, definiamoli così, no? Terrestri, che sono appunto al soldo degli invasori. Ora, queste convinzioni di massa, indotte o meno, che insomma vorrei ricordare gli anni 90 sono stati gli anni degli X-Files, no? Insomma di una serie di situazioni, Independence Day, quelli furono gli anni. Quindi insomma era chiaro che c'era una spinta mediatica verso quella direzione. Ecco, queste spinte indotte o meno, secondo voi possono creare un'egregora così potente da farci vivere
esperienze tangibili, Marta. Sì, assolutamente, l'ho detto anche alla risposta della prima domanda, cioè un po' fa parte dell'immaginario collettivo da un punto di vista culturale, quindi ciò che è un po' radicato nell'adattamento di una determinata etnia o anche in questo modo liquido, nazione, barra, insomma, gruppo di persone che si organizza sotto uno stesso orientamento, quindi questo è, diciamo, l'immaginario collettivo. E un po' invece riguarda l'immaginario indotto da un punto di vista della forma pensiero. A me viene sempre in mente, quando penso a questo, il famoso film Paul, dove lui stesso dice, non so se lo conoscete questo film, comunque è un film molto divertente che parla appunto di un alieno che a un certo punto scappa dall'area 51, questa coppia improbabile, tra l'altro sono due attori fantastici inglesi che fanno dei film strepitosi, lo incontrano e da lì c'è questo incontro con questa forma aliena, e lui racconta: guardate, io ho questa forma perché vi abbiamo abituato, comunque c'è stato uno scambio di abitudini per fare in modo che voi poteste vedermi in questa forma qua, altrimenti non avreste proprio avreste avuto semplicemente paura e non saremmo riusciti mai a entrare in empatia, diceva questa cosa qua. Quindi sì, assolutamente bisogna trovare un compromesso di forma, perché in questo spazio-tempo gli esseri umani hanno imparato a vedere, a costruire la realtà sulla base di tutta una serie di codici che si sono organizzati un po' dal punto di vista universale, un po' dal proprio punto di vista. Quindi non si può immettere all'interno di questo tipo di sistema qualcosa che è completamente fuori dal tipo di codici, perché non sarebbe compreso, manderebbe tutto nel caos, comunque dal punto di vista della crescita ci sarebbe una regressione, una chiusura, non più un'espansione. Quindi assolutamente sì, c'è chi utilizza le forme pensiero anche, insomma, in modo propositivo, perché attenzione, non è che l'idea dell'egregore della forma pensiero va bocciata a priori, non è così, cioè ci sono egregore, forme pensiero, come quelle dell'amore, per esempio, che è un concetto, una forma pensiero, che assolutamente hanno una potenza enorme sul nostro pianeta. L'amore incondizionato, vissuto da una madre, per esempio, riesce a essere trasposto in una forma pensiero enorme, ed è qualcosa di veramente molto importante. Stessa cosa si può fare sotto, diciamo, mille punti di vista, ma il problema è sempre la strumentalizzazione. Se si inizia a pompare su una forma pensiero specifica in un determinato periodo specifico, c'è qualcosa che non va. Per esempio, tornando al discorso di Juncker, che ha detto quella frase, perché l'ha detta proprio in quel momento? Perché ispirato dalla sua coscienza divina interiore, può anche essere. Quindi c'è un motivo per cui l'abbia detto in quel momento, oppure perché stava dando l'avvio a tipo aprite le danze sulla propaganda ufologica come se piovesse, perché adesso dobbiamo parlare di questa roba, se lo dico io potete parlarne tutti allegramente. Cioè, c'è sempre, bisogna sempre soppesare e comprendere chi dice le cose, perché e in quale momento. Potrebbe essere anche ispirato da qualcosa di importantissimo e divino, diciamo, interiore, ma può essere anche qualcosa di molto organizzato, molto strategico, fatto in modo che si crei un caos, che comunque ci sia una forzatura nella crescita, nella consapevolezza, cioè l'emissione di un nuovo codice all'interno di un sistema, in modo che in questa matrix, come piace chiamarlo, scusate se dico queste parole così, però il senso è quello, si possa materializzare quel tipo di concetto, quel tipo di forma, ecco. Sì, insomma, chiaramente nel caso di Juncker l'idea del divino, insomma, resta un po' difficile. Quello divino forse ne conosceva soltanto uno. Ma guarda, dico la verità, Marco, io ho molta fede in questo senso, nel senso che l'universo si manifesta in forme che noi non possiamo neanche immaginare, compresa quella del male più crudele. Quindi non so, valutiamo sempre entrambe le cose, non polarizziamoci né sul troppo ottimismo, la luce e la bellezza, né troppo nell'oscurità, eccetera, eccetera, perché entrambe hanno una funzione specifica in un momento specifico. È necessaria, sicuramente è necessaria entrambe. Vania. Eh sì,
Allora, intanto noi viviamo sotto quella che è una percezione condivisa. Marta sicuramente potrebbe spiegare benissimo quando nei testi di Castaneda si parla del punto di unione, per cui noi abbiamo un punto di unione che ci permette una percezione che poi è quella che abbiamo più o meno tutti. Abbiamo anche i nostri sistemi percettivi che sono tarati per vedere entro un range di frequenze, per cui sicuramente abbiamo questa percezione condivisa che può, unita, unendo le energie mentali di tutti quanti, formare o dare forza, se già esistessero, delle vere e proprie egregore. E che ci sia una percezione condivisa che può essere utilizzata e sfruttata è un dato di fatto. Anche quando noi pensiamo di non farne parte, di essere un po' al di fuori, basta andare a verificare esempi concreti, un po' del famoso mito del buon selvaggio, che in realtà poi non è che se un essere umano viene lasciato veramente da quando è neonato, no? In ambienti completamente naturali esca un buon selvaggio. È un buon selvaggio tra virgolette, però ci sono stati esempi pratici, concreti, di chi è cresciuto con gli animali in foreste e non ha più potuto recuperare quella che sarebbe stata la sua natura umana in un altro contesto. Per cui questo ci fa proprio capire come coordinarci tutti e metterci tutti su uno stesso, posso definirlo, piano di oscillazione, che è un tappeto su cui siamo tutti, ecco, come i metronomi di cui parlavo nel video che ho fatto ieri sera, che era di ieri sera, iniziamo poi ad oscillare tutti nella stessa maniera e questo è funzionale. Perché è funzionale? Perché per poter creare qualcosa in un piano di realtà, come diceva Marta, bisogna diciamo, proseguire in senso gerarchico, da un piano più sottile a un piano più denso. Il piano più sottile su cui si può far leva è il piano del pensiero, è il piano mentale, il primo principio del Kybalion, per esempio, no? Noi abbiamo una mente che. Poi vabbè, questo è un altro discorso sulla mente che mente, bisognerebbe andare veramente a vedere che cosa vuol dire questa frase, lasciamo perdere, lasciamola un po' così, ma in realtà il punto di forza è proprio la mente. Perché? Perché può immaginare oppure può fantasticare, per cui può andare in una direzione o può andare nell'altra. È il livello del pensiero, ma il pensiero è energia. Siamo su un piano dell'aria in senso esoterico, per esempio. Il pensiero è aria, che non vuol dire che non esista. È un livello di esistenza sottile, ma c'è. E a livello di aria abbiamo l'energia, e il pensiero è un'energia. L'energia non è che libera viaggia sempre da sola, così a random, ma poi è associata ad un'informazione. Ed è qui che noi abbiamo la creazione dell'egregora. È un'energia informata, è un'energia che poi ha accumulato per risonanza e per condivisione quell'informazione lì che può essere positiva o negativa. Per cui certo che si può utilizzare la nostra energia da questo punto di vista, anzi, se noi non sappiamo pensare, crediamo di pensare, ma se in realtà siamo più che pensatori, dei ripetitori di pensieri altrui o peggio, dei ripetitori televisivi, ma questi qua di noi fanno quello che vogliono, cioè hanno a disposizione tutta l'energia di quell'ambito lì, di quel livello lì, per portare avanti i loro di pensieri. Noi potremmo iniziare a fare il primo passaggio sano. Dal momento in cui i veri pensieri non vengono dal cervello, ma vengono dal cuore, allora a livello mentale cominciamo ad affinare quel discernimento che ci permette di accogliere dei pensieri utili, volti verso il bene, diciamo così, che può essere anche il bene comune, non soltanto il nostro, e di rifiutare quelli che invece andrebbero di utilità a chi può manipolare le direzioni, del mondo e degli esseri umani in generale. Eh sì, su questo come non essere d'accordo, Caravagna? Visto che parliamo di persone che hanno in qualche modo, no, anche con la loro forma pensiero, creato delle situazioni particolari, mi viene in mente Aleister Crowley. Aleister Crowley è stato geniale per certe persone, è una persona tuttora un genio, un qualcuno che è arrivato a delle concezioni che altri soltanto sognano.
però sappiamo benissimo anche che molti lo odiano e lo ritengono il male assoluto, che è stato poi il male assoluto. Io ora vi faccio ascoltare una riflessione fatta, dura veramente 40 secondi, su Aleister Crowley e il famoso Lam, ossia il famoso, perché insomma a lui è stata data anche la colpa, diciamo così, di aver creato il grigio, no? Perché poi il famoso Lam all'inizio del Novecento, di cui lui fa un disegno, insomma, è poi la rappresentazione reale di un grigio attuale. E, insomma, questo fa quantomeno riflettere. Ascoltiamolo insieme e poi voglio sentire che cosa ne pensate. Chapter of occult history. Aleister Crowley's working in New York sparked speculation about a portal for extra-dimensional beings. Through this enigmatic process, Crowley may have inadvertently invited entities, including what we now recognize as gray aliens, into our world. Among them was Lam, whose likeness eerily resembles modern depictions of grays. While Crowley's intentions remain cryptic, this encounter challenges our understanding of cosmic influences and the boundaries of existence. Allora, lui all'inizio del Novecento ebbe questa situazione di comunicazione con questa entità che si chiamava appunto Lam, e che quando lo disegnò, insomma, iniziò da lì un po', no? Il discorso del grigio, anche se poi insomma in era antica si parlava del popolo delle formiche, eccetera, eccetera, quindi insomma c'era comunque sempre riportata questa forma fetale, no? Come dicevamo all'inizio. Però molti lo accusano di aver aperto addirittura questo portale, questo velo che divide chiaramente due mondi completamente lontani tra loro, che a mio avviso, almeno per quello che posso pensare io, noi che siamo qui, la vedo un po' difficile riuscire a oltrepassare quel velo. Magari per loro è molto più semplice arrivare su questo piano, ma forse non ne hanno neanche interesse, tutto sommato, no Marta? No, questo è un discorso veramente, veramente molto, molto complesso. Cioè, andrebbe compreso esattamente che tipo di lavoro ha fatto Aleister Crowley. E attenzione, non sto dicendo che non sia possibile comprendere che tipo di lavoro abbia fatto, perché per certi versi ha lasciato molti indizi sulla cosa. Però bisognerebbe comprendere che tipo di volontà e intento abbia voluto mettere, ma non quello che lui manifestava esteriormente, realmente quello che c'era dentro di lui. Aleister Crowley è un personaggio veramente molto controverso dal punto di vista della coerenza energetica fra le tre componenti che abbiamo noi come esseri umani. Lui aveva dei punti oscuri e di veramente nigredo, paurosa, mai lavorate. Quindi non sappiamo esattamente lui che cosa, su che parte abbia calcato la mano per aprire mondi, chiudere mondi, attirare cose, mandare messaggi e in che modo. Non sappiamo esattamente che tipo di lavoro abbia fatto. Per questo, veramente, per parlare di Aleister Crowley bisogna studiare molto, 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 molto. Tutta la magia rituale, la magia cerimoniale, è una roba complessissima. Cioè, finché parliamo di simbologie, collegamenti da un punto di vista simbolico, va tutto bene. Se iniziamo ad analizzare che tipo di personaggio fosse, perché ha fatto quello, perché ha fatto quell'altro, che cosa ha fatto da un punto di vista energetico, cioè, non lo so, bisogna aver studiato veramente tanto tanto. Io personalmente non me la sento di esprimere un giudizio da questo punto di vista, però posso dire che sì, effettivamente quell'essere può aver influenzato l'immaginario collettivo. Io su questo sono abbastanza d'accordo, però quell'essere di fatto c'è, quindi può averlo influenzato, ma di fatto lui l'ha riportato, l'ha condiviso, quindi che l'abbia creato lui, ispirato da chissà quale intuizione interiore profondissima, chissà per quale volontà, non sappiamo le deleghe di volontà interiori di questo personaggio, perché era veramente troppo controverso, ok? E quindi c'erano anche entità al suo servizio, c'era tutta una serie di cose veramente molto molto complesse. Lui ci ha rivelato questo aspetto, ma non sappiamo esattamente con quali altri demoni parlasse, quali demoni dentro di sé possedesse. D'altronde lui si faceva chiamare la grande bestia, voglio dire, non
cioè, molto complesso andare a capire che tipo di lavoro ha fatto da un punto di vista energetico. Però, come hai detto tu, la composizione riprende altri tipi di cose anche nel passato, quindi ci può essere qualcosa di molto veritiero, può essere che lui l'abbia anche ricreata in quel modo perché aveva una volontà specifica. Aleister Crowley è un personaggio veramente complesso a cui però dobbiamo, diciamo, lo sdoganamento veramente dell'accostamento tra magia, alieni, altri esseri, cioè il fatto che ci possa essere questo tipo di relazione volontaria. Poi c'è tutto l'aspetto che lui comunque, diciamo, tendeva a usare la sofferenza, l'energia della sofferenza per attrarre, e quello è un po' una regressione dal punto di vista spirituale dell'intero pianeta, semplicemente perché sì, è vero che l'energia si paga, che sia energia fisica, questa è una legge, no? Una delle prime cose che ho imparato fin da bambina, l'energia si paga, cioè per avere dell'energia tu devi dare qualcosa in cambio, funziona anche dal punto di vista sottile, ma non deve essere per forza un'energia materiale, un'energia di sacrificio e di sofferenza, non c'è scritto da nessuna parte che debba essere così, può esserlo, bisogna esserne coscienti e consapevoli, bisogna aver fatto un lavoro molto profondo, e questo non è proprio il suo caso. Ha iniziato a, diciamo, utilizzare la dissacrazione dell'innocenza in modo molto corposo a un certo punto, per cui quello che esce da lui lascia il tempo che trova dal punto di vista della crescita. Sicuramente è il cosiddetto percorso della via della mano destra, la via della mano sinistra, scusate, che è il percorso acido, diciamo, della questione, quindi non so, cioè, ci sarebbe veramente troppo da dire riguardo lui. Vabbè, ma su Crowley sicuramente poi magari faremo una puntata a parte dove discutere i vari aspetti, no? di tutte le sue dei suoi scritti, delle sue scoperte, di quel confine, come dicevi tu, che divide magia, mondi sottili e alienologia. Vania, tu penso che Aleister Crowley in qualche modo te lo sei studiato, perché insomma fa parte anche del tuo bagaglio in qualche modo, quindi cosa ne pensi di questo personaggio? Allora, io sorrido perché già un'altra volta che abbiamo fatto un video mi hai tirato in ballo l'argomento. In realtà io non l'ho approfondito, nel senso che ci sono personaggi che ho messo sotto i riflettori ben prima di lui, per cui non ce l'ho lì, non so molto. Quello che posso sapere è che lui ha percorso una via, un percorso, e come ha già detto Marta, che è quello, la via della mano sinistra, cioè è un percorso decisamente, diciamo, se uno può essere quello più accettabile, convenzionale, questo è l'altro percorso. E sappiamo che comunque è difficilissimo, cioè perché tante volte viene sconsigliato? Perché uno deve essere non pronto, anche di più, si deve costruire, strutturare anche di più, perché è facile poi perdersi lì dentro. Cioè o si fa un percorso dopo che si ha raggiunto il completo controllo, la completa gestione del proprio corpo astrale, del doppio astrale, o se no ci fossero anche dei rimasugli rimasti fuori dalla nostra gestione, basta, cioè lì poniamo la crepa, poniamo il fianco a tutte quelle forze che possono direzionarci da altre parti. Allora, rimanendo però sul tema della domanda, sì, nel senso che secondo me è possibile che qualcuno possa aver inserito a livello di collettività qualcosa, una forma pensiero, diciamola così, che poi ha condizionato tutti. È chiaro che devono esserci delle premesse, devono esserci persone, esseri che se lo fanno hanno comunque raggiunto un ragguardevole potere in quel campo. Capite che non lo fa chiunque. Stavo proprio leggendo in questi giorni un piccolo testo riassuntivo sull'occultismo, trattato da quello che hanno detto Mer e Sri Aurobindo. Una cosa che mi ha colpito all'inizio della lettura è che viene detto che tutti quanti, senza rendercene conto, facciamo occultismo dal momento in cui entriamo in questo piano, virgolette, mentale, immaginativo, in cui possiamo creare determinate cose. Il fatto è che
se non c'è un determinato lavoro su di noi, è chiaro che quello che si va a creare è piccolo, poco, quasi ininfluente, oppure può, diciamo, condizionare, influenzare persone che magari sono a contatto diretto con noi o molto vicine. In fondo, in fisica si chiama entanglement quantistico questa roba qua, eh? Ci hanno fatto degli esperimenti per cui dal momento in cui due particelle che sono state in comune vengono poste anche a distanze estreme di una galassia, all'inversione dello spin di rotazione di una particella, in simultanea anche l'altra inverte il suo spin di rotazione. Per cui è un po' questa cosa qua con linguaggi diversi. Mi viene in mente la frase di una persona che ne sa parecchie, parecchie. Vi dico solo la frase, non cito l'autore. Ci sono esseri che se pisciano piove, nel senso che hanno un livello tale di padronanza di quella parte, di quella dimensione e la gestione anche di quello che possono produrre, tra virgolette, in astrale, che si traduce in qualche cosa di concreto. Figuriamoci nel campo astrale come gira l'informazione. Prima ho citato la famosa proiezione di materiale astrale del nostro doppio. Immaginatevi un essere che veramente ha lavorato ed è diventato potente in questo ambito, che cosa potrebbe produrre, generare, sia nel bene che nel male, e che diventerebbe poi patrimonio, una conoscenza di tutti quanti. Un'altra cosa che mi viene in mente è la centesima scimmia, no? Non so se avete presente la scimmia che inizia ad utilizzare un utensile su un'isola separata dal resto del continente. Man mano che aumentano le scimmie che imparano a usare quell'utensile per rompere le noci, di lì a poco, non passa tantissimo tempo, l'informazione condivisa su un piano sottile coinvolgerà tutte le scimmie del continente che inizieranno a usare l'utensile a spaccare la noce in quel modo. Tante volte quando uno scienziato scopre una cosa nuova, in realtà si evince che quella cosa viene scoperta simultaneamente anche da altri. Per cui c'è un campo di condivisione, per cui secondo me questo è possibile. Un'altra cosa che ho notato nell'immagine, poi bisognerebbe, quello è un altro discorso, a me ha colpito molto vedere le due immagini vicine perché l'essere che lui diciamo ha creato è come un triangolo con la punta verso il basso, mentre lui, eccola qua, indossa un cappello col triangolo verso l'alto. A me ha colpito molto a livello proprio geometrico il vedere queste due immagini così vicine, però è altro argomento. È interessante, però, ecco, vedi, magari un punto d'osservazione differente che ci può sicuramente far riflettere. Visto che tu hai parlato anche di visualizzazioni, visto che tu hai parlato anche di situazioni antiche, così come discorsi un pochino più recenti, una domanda che ti volevo fare, che poi volevo rivolgere anche a Marta. Potrebbe esserci una relazione, secondo te, con la tradizione tibetana, quella dei tulpa, no? Quando noi parliamo di un tulpa, parliamo chiaramente di una forma pensiero che materializza. E quindi può essere in parte, diciamo così, no? Collegata ad una immagine olografica, se vogliamo definirla così. C'era uno scrittore che si chiamava Evans Wentz, che scrisse che come la mente crea il mondo delle apparenze, allo stesso modo essa può creare qualsiasi particolare oggetto. Il processo consiste nel dare forma palpabile ad una visualizzazione. Esattamente lui diceva come, diciamo, nella stessa materia di come un architetto, ad esempio, plasma da un concetto astratto, magari da un'idea, una manifestazione concreta che poi insomma è il frutto del suo lavoro, quindi una manifestazione concreta tridimensionale. Queste conoscenze quindi del riuscire a creare la nostra realtà attraverso la forma pensiero e la materializzazione della forma pensiero, a quando risalgono a questo punto? Cioè, perché allora noi avevamo una cultura che abbiamo completamente dimenticato, come diceva Marta. Vania. Eh sì, sono ben antiche, sono antichissime. A me viene, per esempio, in mente, forse perché è quella che ho avvicinato di più, è quella che sento più in risonanza con me, tutta la tradizione ermetico e alchemica, che possiamo far risalire
all'antico Egitto, cioè antichissima, no? Che poi è stata ripresa da altre culture, quella greca, quella araba, anche la tradizione italiana, poi. Però è così, cioè la differenza che c'è, che fa il mago, è la capacità di immaginare creativamente, anziché fantasticare. E l'esercizio da fare è proprio quello di riuscire a immaginare nella mente. Non so, uno può cominciare con degli esercizi semplici, può materializzare, cioè chiudere gli occhi e cercare di immaginare un oggetto semplice, può essere un bicchiere, una candela, una scarpa, però ci si rende conto da subito che è difficilissimo mantenere ferma e fissa quell'immagine, senza che cambi, senza che diventi qualcos'altro, che si trasformi in un'altra cosa. È difficilissimo. Ma delle volte può capitare anche in sogno, no? Tante volte quando uno sogna si guarda allo specchio, che cosa vede, che cosa riesce a mantenere di fisso in quell'immagine, è un continuo cambiare. Il mago è colui che riesce a immaginare quella cosa e quella cosa resta ferma lì. È un esercizio, è un lavoro che si fa dentro e non è un lavoro facile, ma senz'altro è una tradizione, cioè magari non veniva detta prima ai profani, era un qualcosa che veniva, diciamo, passato come pratica operativa a chi si interessava, a chi si avvicinava, ma è chiaro che qui si tratta proprio di pratica, no? E l'immaginazione non è la fantasia, non è il dire, oh, io adesso mi immagino questo e quell'altro, un continuo divenire fantastico, quello non serve, quello si perde, non è quello che concretizza, cioè quello lì che è fantastica, fa la pipì, ha fatto solo la pipì. Il mago che concretizza, che arriva a questo punto di immaginazione creativa, sì che se fa la pipì poi piove, no? E questo fa la differenza. Per cui, senz'altro, è un qualcosa che attinge a delle tradizioni antichissime. Ecco, io poi quelle orientali nello specifico non te lo saprei dire, perché non le conosco bene, come posso conoscere di più quelle occidentali, ma sicuramente è una pratica, intanto, che si fa nel silenzio, molto zen, per cui torniamo anche lì, ma è quella che fa la differenza, e che quello che potrebbe aiutare a costruirci la realtà. Cioè, noi vediamo il mondo in cui siamo, è chiaro che siamo un po' indietro con questo tipo di potere di creazione, cioè probabilmente c'è qualcun altro che sta immaginando e approfittando delle nostre parti, io metto nostre, tra virgolette, buie, non ancora ben illuminate, ecco, queste possono essere fatte entrare in risonanza e andare a costruire da un'altra parte. Ecco, penso che molti, diciamo, di questi che stanno al di là dell'elite, dietro all'elite, sul potere immaginativo ne sappiano qualcosa di più. Su questo anche io nutro pochi dubbi. Marta, tu che tra l'altro vieni da una terra che possiamo tranquillamente definire magica, no? Che ha una tradizione straordinaria di magia, di conoscenze e quant'altro. Io ho parlato chiaramente di una tradizione orientale, ma non abbiamo nulla da invidiare, no? Quando parliamo ad esempio della tua terra. Ecco, esiste questo tipo di correlazione col passato in Sardegna, Marta? Sì, sì, assolutamente esiste, solo che la tradizione sarda è sempre molto chiara da un punto di vista, cioè non si crea, non si immette nella realtà qualcosa che noi abbiamo creato, ma semplicemente si ritrova il collegamento tra la nostra interiorità e ciò che fuori già esiste, quindi ci si collega, ci si armonizza, si trova proprio la possibilità di trovare un legame con ciò che già esiste anche fuori, e fuori intendo non per forza qualcosa di solo fisico, ma anche appunto qualcosa che è immensamente complesso. Per fare questo assolutamente è necessaria la pratica, è assolutamente necessario il raggiungimento di uno stato di coscienza specifico che è sempre e assolutamente, in modo indiscutibilmente collegato con la natura, cioè trovare quella vibrazione specifica della terra in modo da poter accedere a tutte le porte che conducono ovunque tu voglia andare e trovare le cose di cui hai necessità. Quindi l'idea di creare qualcosa è qualcosa di veramente molto blasfemo per quanto riguarda la nostra tradizione, tant'è che
il nostro tipo di modifica della realtà è tutto collegato coi suoni, quindi anche il nostro modo di diciamo fare delle formule magiche, lo dico così banalmente, giusto per comprenderci, è sussurrato e bisbigliato, si chiamano brevusu e quindi indicano sia il borbottio proprio del sussurrare, ma anche il verbum, inteso proprio insomma come l'incarnazione, ciò che rende fisico il suono, che rende fisico le cose, ma anche appunto insomma, proprio la formula magica in questo senso. E poi tutto ciò che è sonorità, quindi possiamo parlare tranquillamente di tutte le nostre tradizioni, il canto a tenore, che è patrimonio dell'UNESCO, che va a ricreare i suoni della natura trovando qualcosa di più. Sono i quattro suoni che diventano il quinto, creando qualcosa di più che modifichi appunto la realtà in questo senso. Sono questioni molto sottili anche dal punto di vista concettuale, perché è una sostanziale differenza quella di prendere ciò che si ha per creare un'ulteriore realtà più complessa e condivisa, piuttosto che immettere all'interno della realtà qualcosa di completamente avulso fino a quel momento e che gli altri dovranno per forza abituarsi a condividere. In quel caso, insomma, energeticamente diventa decisamente più complesso. Hai citato i tulpa prima. La questione dei tulpa, comunque dei tibetani in linea generale, ha delle sfumature molto diverse. Anche loro geneticamente si sono sempre applicati dal punto di vista della pratica, della modifica sottile della realtà. Cosa accomuna, per esempio, dal punto di vista della modifica della realtà, degli strumenti che modificano la realtà, i tibetani coi sardi? I suoni profondissimi che vengono dalla gola. Cioè, se sentiamo i canti tibetani, sentiamo il canto a tenore, ragazzi, cioè, io veramente, a me vengono i brividi, ma tutto quel mondo là, la Mongolia, eccetera, hanno proprio questi suoni profondissimi che vanno a toccare, infatti questa roba, l'energia va innalzata, New Age, acquariani, super felici, ma l'energia non va innalzata per forza, perché non funziona così il mondo, la terra, noi siamo fatti di carne, se vuoi innalzare l'energia, allora non vuoi vivere in questo pianeta, funziona così, l'energia va radicata, dopodiché va sfumata in tutte le sue varie sfumature, ma prima di tutto radicarsi, e ci si radica con la densità, non ci si radica con la fuffa e la luminosità, perché il sole brucia, il sole disinfetta, la terra invece è oscura, dà vita, quindi ragioniamo su che tipo di percorso dobbiamo fare per modificare la realtà. In questo senso vediamo anche gli strumenti che utilizzano gli altri per insomma influenzarci in questo senso. Eh sì, sono perfettamente d'accordo. Tra Marco, dimmi. Marco, scusa, posso aggiungere una cosa? Perché Marco ha detto qualcosa di veramente importante, ci tengo a sottolineare. Non è che si crea qualcosa che non esiste, nel senso che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Anche chi fa, tra virgolette, diciamo lavoro sull'immaginazione attiva, l'immaginazione creativa, in realtà è diventato, diciamo, padrone, cioè è riuscito a diventare un po' un gestore, un buon gestore di tutte quelle connessioni, quei collegamenti che portano poi alla manifestazione nella materia. Ma tutto ciò che viene manifestato in materia, in scena, esiste già in un mondo di retroscena. È questione di saper utilizzare le leggi. Questo è importante, perché oggi, in epoca New Age, c'è questo fatto di continuare a dire che noi siamo i creatori della nostra realtà, come se di punto in bianco noi potessimo creare delle cose che non ci sono, ma dai risultati si evince che non è così. E ultima cosa, le frequenze, i suoni, i canti, per esempio, sono fondamentali. Infatti il mago è anche detto Mak Makeru, il giusto di voce. Per cui anche questo ci riporta allo stesso principio. Grazie Marco, perché me li servi poi su un piatto d'argento. Mi sembra di giocare a calcio, sai quando un giocatore fa l'assist all'altro? Ecco, mi sento un po' così. D'altronde siamo una squadra, ragazzi, quindi che cosa possiamo fare se non questo?
Tu hai detto una cosa molto interessante su questo, volevo sentire. Poi tra l'altro siamo a 1:20, ragazze, io non vorrei dirvelo, ma sono a metà delle mie domande, quindi magari quello che vi propongo, se per voi va bene, magari fare una seconda parte per proporvi le prossime domande, magari vedendo un altro paio di video, perché sennò faremo veramente una maratona, non mi sembra il caso, insomma, non voglio neanche rapirvi, quindi sennò poi alla fine poi l'alieno sono io. Allora, io volevo un attimino approfondire soltanto una cosa. Tu hai detto la visualizzazione chiaramente non significa materializzare qualche cosa, perché oggi viviamo in una situazione in cui si dice noi siamo i creatori, quindi tutto ciò che osserviamo lo stiamo creando in quello stesso momento. Questa è anche una legge fondamentale della fisica quantistica, no? Tu sai, la legge dell'osservatore è fondamentale, tu cambi il punto di vista d'osservazione e le cose cambiano automaticamente, no? Questa è un po' la legge della doppia fenditura, diciamo, quell'esperimento che fu fatto e che da lì partì poi, insomma, tutto il grande circo, insomma, della fisica quantistica, che io tra l'altro adoro. Quindi, secondo te, e questo poi lo vorrei chiedere anche a Marta, visualizzare qualche cosa significa veramente crearlo in quel momento, oppure stiamo parlando semplicemente di un punto d'osservazione che permette alla materia di cambiare in qualche modo, come d'altronde cambia la mente, come d'altronde cambiano i nostri pensieri nel momento in cui noi cambiamo il nostro punto di vista sulla situazione. Vania. L'audio. Eccomi qua, sì, ho schiacciato male. Allora, dividerei le cose almeno in due filoni. Intanto, quando noi andiamo a misurare, perché l'esperimento della doppia fenditura è quello che ci ha dimostrato che la luce ha una duplice natura, quella di onda elettromagnetica, per cui legata ad un campo di possibilità, che però non si sono ancora slatentizzate, e poi quella di particella, nel senso che un osservatore cosciente, se la vuole misurare, ecco, troviamo che la luce è anche particella. Mi viene in mente anche la famosa scatola con il gatto di Schrödinger, no? Per cui noi ancora prima di aprire possiamo far precipitare il gatto oppure no. Noi non è che creiamo il gatto, cioè il gatto esiste già, questo anche per tornare al discorso di prima, noi non abbiamo creato un bel niente. Semplicemente in quel momento del reale, di quello che noi viviamo, compare il gatto. Il gatto può essere una cosa qualsiasi di cui abbiamo bisogno. A me piacerebbe pensare a cose utili, buone, ovviamente, no? Che possono essere trovate in questa scatola, che ne so, la salute, uno stato di benessere, ecco. A volte, questo è quello che io ho visto, tutte le volte che si può essere verificato qualcosa o meno, c'è sempre una discrepanza. È come se ci fosse una distanza che noi poi quantifichiamo in termini di tempo tra l'evento mentale immaginativo e quello che diventa nella realtà. Tanto più è vicino e breve, diciamo, questo range, questo gap, questa distanza, no, tra la manifestazione immaginativa e quella di manifestazione reale, tanto più la persona è padrona di questa legge, di questa capacità, no, di unire le cose. E mentre io lo dico, un personaggio che mi viene in mente, che possiamo conoscere tutti, è per esempio Gustavo Roll. Quando lui parlava di questa legge tremenda che aveva conosciuto e che aveva cominciato a padroneggiare, era un po' questa cosa qui. Cioè, c'erano persone che l'hanno frequentato, che raccontavano durante queste sue riunioni, in cui lui diceva, che ne so, la parola castagne e si materializzavano le castagne, no? Ecco, qualcuno a cui capita questa cosa proprio così vicina, così quasi immediata, c'è, forse anche più di qualcuno. A volte può capitare anche noi, nelle piccole cose non ce ne rendiamo conto, magari ci serve una cosa, stiamo dicendo mi serve questo, ci giriamo e lo troviamo lì. Chiaramente è una condizione interiore, uno stato interiore che è padrone di questa capacità, di questa legge. Delle volte invece vedo che occorre più tempo, cioè ci sono casi proprio specifici
però qua uscirei un pochino fuori argomento, in cui la cosa si può verificare, ma non è immediata, perché la persona in questione non ha ancora raggiunto quello stato per cui avviene la scintilla, no? La scintilla scocca tra atto e materia. Ho letto su un libro bellissimo che ho letto un po' di tempo fa, che è Dialoghi con l'angelo di Gitta Mallasch, non so se l'avete mai letta, ma ha colpito questa frase. La scintilla scocca proprio tra l'atto e la materia, per cui ci deve essere una coordinazione, un coordinamento interiore tra le nostre parti, tra l'azione, la volontà e la coscienza. Ed è chiaro che non siamo solo in una dimensione fisica, ma è un po' come se ci fosse un incrocio, una sincronizzazione, un'unione tra parte spirituale, parte animica e parte fisica. Marta. Bella domanda questa. Visualizzare e anche manifestare nel momento in cui, da un punto di vista giuridico universale, quella visualizzazione è nel posto giusto, al momento giusto, in modo totalizzante su tutte le dimensioni. È ovvio che una capacità di coscienza, di visione profonda così forte, così grande, è rarissima nelle persone. E poi c'è anche da dire che comunque per fare in modo che questo accada, cioè la visualizzazione diventa manifestazione, ci sono anche delle tecniche, basta usare sempre la famigerata via della mano sinistra e le cose arrivano con molta facilità, però hanno un prezzo, si pagano queste cose, pieno di gente che fa questi giochetti, questa prestidigitazione esoterica. Però queste robe si pagano, ragazzi, perché sì, ci sono delle corsie preferenziali per ottenere le cose, ma il conto poi arriva dopo, no? È come quando vai a comprare un negozio, pagherò, poi dopo a un certo punto devi pagare. Quindi bisogna comprendere, insomma, quanto è necessario che quella visualizzazione sia anche manifestazione e soprattutto comprendere il potere della visualizzazione, perché la visualizzazione ha sempre una manifestazione, cioè ogni volta che noi visualizziamo arriverà poi la manifestazione nel momento giusto, cioè quando la sincronizzazione universale permetterà che ciò accada. Però è giusto che noi visualizziamo quella cosa? Quanto siamo coscienti e disciplinati nella capacità di visualizzazione? Quanto siamo influenzati dagli altri nel nostro visualizzare, dalle emozioni, dal gioco di rubarsi l'energia vicendevolmente? Insomma, è molto complessa questa cosa. Dobbiamo cercare di capire quanto siamo, non solo quanto siamo in grado di visualizzare, perché in realtà l'essere umano è portato per fare questa cosa, per quello che la realtà condivisa è così disastrosa, ma quanto ci stiamo disciplinando per fare questo, ecco. Io penso questo. Ecco, in che modo, secondo te, Marta, bisognerebbe essere disciplinati? Cioè, fino a che punto bisogna, diciamo, scardinare, no, tutta una serie di situazioni che possono essere indotte, come dicevi tu, no, magari spinte da emozioni, o magari cioè, bisogna essere scevri veramente da ogni tipo di invasione, da ogni tipo di situazione, sì, invasiva. Ma non esiste questo, essere scevri completamente non esiste, cioè l'importante è porsi sempre il dubbio, finché si rimane dubbiosi continuamente sul fatto che quel pensiero sia nostro, prodotto realmente dalla nostra capacità di gestione del dentro e il fuori, o sia qualcosa di introdotto, allora lì ogni volta capiamo che quella visualizzazione può avere appunto un risultato che è positivo per me, per tutti, positivo nel senso che è propositivo, che è funzionale per la crescita, perché può essere anche qualcosa di non troppo bellissimo, che però ha una funzione specifica, quindi cercare anche di non andare troppo sulle polarizzazioni, questo è bene, questo è male, cioè lavorare innanzitutto su tutto ciò che è sovrastruttura sin da bambini, ciò che ci hanno messo in testa, quindi ripulire da tutte queste cose, comprendere quando quel pensiero che noi stiamo andando a visualizzare, quindi nel passaggio proprio tra la formulazione del pensiero e la visualizzazione, proprio dal simbolo a ciò che è, quanto sia qualcosa di nostro, di profondamente nostro, e quanto sia qualcosa di indotto. Tutto questo fa anche a toglierlo, cioè a un certo punto quando ci rendiamo conto che stiamo visualizzando qualcosa che
che non è propositivo per nessuno, che non è personale, non è il nostro interiore di ricerca interiore, si disinnesca e si pensa a qualcos'altro. Ognuno ha le sue tecniche. Io, per esempio, canto Nanne Dumeu, che è una canzone tipica della mia terra, che ha una tiritera molto, molto conosciuta, molto, una egregora molto seria, diciamo, che ha un significato anche molto profondo, che mi ripulisce da tutto e riparto. Pensa che io canto Felicità di Lucio Dalla. Vedi? Poi ognuno ha il suo mantra, no? Quindi. Esattamente. Non le sette. Penso che sia normale. Allora, visto che abbiamo fatto 1 ora e mezza, magari ci rivediamo in un secondo momento per approfondire queste argomentazioni, perché ho anche tante altre domande da farvi, al di là, insomma, del discorso dei punti di contatto che ci sono tra alienologia e corpi sottili o energie sottili. Insomma, vorrei parlare anche di tutto quelle che sono le concause, no, che creano in ambedue certe situazioni, e le malattie successive, le cicatrici successive. Vorrei chiedervi anche delle famose mutilazioni animali, e magari vedere un attimino il pensiero di Rudolf Steiner, no? Quello che disse Carla Turner, insomma, i vari contattisti che abbiamo oggi, su cui bisognerebbe discutere, la New Age e il channeling, che sarebbe poi la canalizzazione, scusate se ho usato la parola in inglese. Insomma, vorrei parlare con voi di tantissimi altri argomenti, per cui magari ci prenderemo un'altra oretta per poterlo fare. Vi faccio vedere soltanto un piccolo video che termina con una frase che vorrei che diventasse una domanda per entrambe, a cui rispondere, così poi chiudiamo. La prima volta in cui vidi qualcosa nel cielo, non lo dissi a nessuno. Qui è dove è atterrata. Sotto le luci facevano come fosse un tutt'uno con qualsiasi cosa rappresentasse quella luce. Sembravano due gemelli. Aveva una testa molto grande. Cosa fosse? Non si sa. Queste cose accadono di frequente. Sempre. Continuamente. Fin dal 1940 le autorità e gli scienziati ci hanno detto che tutto questo era ridicolo. Più di 60 bambini videro le cose che ho visto io. Aveva occhi grandi. Qualsiasi cosa la gente abbia visto, c'era un'intelligenza a controllarla. E non è stata costruita dagli Stati Uniti, né da altre nazioni. Iniziai a indagare su queste storie, documenti di 30, 40 anni fa, che non avevamo mai potuto vedere prima. Erano dispiaciuti perché nessuno li avrebbe ascoltati. Per quanto si cerchi di vivere una vita normale, c'è sempre questa esperienza che torna di nuovo. Ne soffrì la mia relazione, la mia società, io stesso ne soffrì. Io continuerò a cercare. Dobbiamo reimparare la lezione che gli esseri umani non sono al centro dell'universo. Molti si chiedono se siamo soli. Per me il punto è capire chi siamo. Ecco, questo magari era il discorso che volevo fare, quest'ultima affermazione, no? Dici, molti si chiedono se noi siamo soli, forse ci dovremmo chiedere realmente chi siamo. Marta. Eh sì, io veramente posso risultare anche ripetitiva, ma assolutamente è importante comprendere, passando dal micro al macro, come la legge universale del cominciare così in terra, comprendere proprio cosa, qual è la nostra funzione, qual è il nostro ruolo, quindi sul pianeta e in tutto l'universo. Una volta che stiamo lavorando, perlomeno siamo sulla via giusta in questo senso, come singoli e come collettività umana, è probabile che riusciremo a spiegare molto più cose. Per ora tutte queste manifestazioni di vario tipo, che gli diamo un'etichetta o gliene diamo un'altra, sono sintomi del fatto che dobbiamo lavorare, che dobbiamo cercare di lavorare, di trovare un punto di incontro tra noi stessi nelle nostre componenti e tutti gli altri che a loro volta lavorano nelle loro componenti. È una cosa spaventosissima e terribile da un lato,
ma dall'altro è veramente molto stimolante. Come esseri umani dovremmo essere molto felici di vivere in questo spazio-tempo specifico, perché tutto si sta palesando, tutto si sta dimostrando per aprirci le vie della nostra ricerca profonda interiore e a questo punto anche esteriore. Tanto più arriviamo in profondità dentro di noi, tanto più andremo in profondità fuori di noi. Per concludere, io ci tenevo a dire una cosa. Voglio citare un libro, abbiamo parlato di Aleister Crowley, no? Ma più o meno nello stesso periodo la teosofia stava prendendo piede in modo profondo. Quindi ne abbiamo sentito di tutti i colori, che la teosofia è la base della New Age, eccetera. Ok, è una questione di via della mano destra e via della mano sinistra. Non c'è problema per questo. Però secondo me un libro come I racconti di Belzebù a suo nipote, di Gurdjieff, può spiegare veramente tanto sulla parafisica, quella che attualmente noi definiamo parafisica. All'interno di quel libro, che è complessissimo, e come dice lui stesso, va letto almeno 3 volte, minimo, per capire un po' il grosso, diciamo, perché andrebbe letto continuamente, praticamente uno dovrebbe vivere leggendo quel libro per capire cosa c'è scritto, ma vabbè, dettagli, comunque sicuramente arriverà l'informazione, che è giusto che ci arrivi ogni volta che lo leggiamo, ma lì dentro veramente ci sono, diciamo, dei semi di consapevolezza e di visione che possono aiutarci nel momento in cui noi stiamo lavorando proprio su questa dicotomia, cioè se le manifestazioni ufologiche siano di tipo fisico o di tipo sottile. Dentro quel libro ci sono veramente delle piccole caramelle, diciamo, che ci danno delle spiegazioni a cose che noi eravamo lì che ci scervellavamo, ma non è per forza che dobbiamo crederli, però ci danno quell'imbeccata per poi fare la nostra ricerca. Ci tenevo a dirla questa cosa. E grazie del suggerimento. Allora, Vania, sì. Come dice Marta, Ermete Trismegisto Docet. A voglia. Concludo come chiosa finale, sentendo la domanda, no? Chi siamo, con 3 frasi. No, alla fine la terza è una parola che comprende molto. La prima cosa che mi è venuta in mente è il ritornello di una canzone, chanson égocentrique. Chi sono? Dove sono? Quando sono assente di me? Da dove vengo, dove vado, per cui ancora più completa. Ed è un rispondere alla nocete ipsum, uomo conosci te stesso, perché la chiave è sempre interiore. E tutto questo è legato a quella parola che ogni tanto viene menzionata quando si trattano determinati temi, che è vitriol, che è tradotta direttamente poi dal latino, è visita le tue terre interiori e scoprirai la pietra nascosta. Per cui scoprire chi sono, chiedersi chi sono, equivale alla conoscenza di sé e a tagliare il traguardo, a capire che cosa sia la pietra nascosta che dobbiamo andare a cercare con lavoro interiore, nelle terre interiori, per cui si capisce quanto sia importante anche la materia, che non possiamo fare gli autoflagellanti perché la materia fa schifo, è brutta e cattiva, ma evidentemente abbiamo anche un compito da risolvere con la materia. E tornando a quello che diceva Marta prima, quando metteva in evidenza l'importanza di radicarsi, conoscersi vuol dire anche radicarsi, perché se osserviamo la natura, che è una maestra di leggi universali, no? Sappiamo che il saggio studia la natura, l'ermetista studia le leggi di natura, gli alberi più alti, quelli che riescono a toccare il cielo, le distanze più elevate, sono quelli che hanno le radici più profonde e più solide, per cui anche noi, per poterci elevare, per poterci alzare a questi traguardi più sottili al cielo, abbiamo bisogno di radici profonde. Eh sì, come non essere d'accordo con voi, è stato veramente illuminante parlare con le vostre menti.
e ascoltarvi con le mie orecchie, tanto per dare un po' un senso, perché veramente la cosa che a me colpisce di voi è che avete idee molto affini, ma poi ognuno di voi ci regala degli spunti che di riflessione, chiaramente, che possiamo poi approfondire. Credo che sarà stata gradita da tutti questa puntata e chiaramente avremo anche un approfondimento, magari la prossima settimana ne faremo un'altra, perché mi ero preparato una serie di domande che credevo scivolassero velocemente, ma poi vedete, purtroppo sono argomenti talmente complessi che ovviamente insomma meritano un minimo di approfondimento, perché altrimenti diventa soltanto un discorso superficiale, mi sembra giusto così. Quindi magari ci rivediamo anche la prossima settimana per approfondire ancora di più questo argomento con tante altre domande che ho da farvi. E che dirvi, io vi ringrazio veramente di cuore per le perle che ci avete regalato. Grazie di cuore Marta. Grazie a te Marco, grazie a tutti e grazie a Vania, perché veramente questo ping pong tra me e te è meraviglioso e fantastico, uguale al contrario, veramente bellissimo. Veramente. è vero. Grazie anche a te Vania, grazie veramente di cuore. Grazie a te Marco dell'invito, ringrazio ancora Marta e saluto tutti e ringrazio tutti che ci hanno seguito. Io vi ringrazio tutti quanti, vi auguro sogni sereni e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora, buonanotte.